È diventato ormai inevitabile un corposo rimpasto nella giunta comunale dell'Aquila, in carica dal 2017 e guidata dal sindaco Pierluigi Biondi. Le ultime elezioni regionali e le precedenti politiche hanno portato via i tre assessori d'Eramo Imprudente e il vice sindaco Liris, mentre il totale delle defezioni è salito a 5 dopo la cacciata per screzi con il primo cittadino delle due donne di Stefano e di Cosimo. Nel voto del 10 febbraio l'avanzata della Lega è stata fermata da una manovra a tenaglia. Fratelli d'Italia si è unita al gruppo di moderati fuoriusciti da Forza Italia chiamato Insieme per l'Aquila, arrivando in città al 15%. E se a livello abruzzese il rapporto percentuale tra Salvini e Meloni è di 27 a 7, nella provincia aquilana si riequilibra 23 a 11. Numeri che pesano, alla luce dei quali lo schema potrebbe rimanere simile al passato. Due assessori alla Lega, due agli ex forzisti, che si contenderebbero il vice sindaco con i salviniani, due deleghe anche a FD, gli ultimi tre assessori al gruppo civico dei Sant'Angelo, all'altra civica Benvenuto Presente e una casella riservata a un tecnico. Una partita che sono pronti a giocarsi il capogruppo della Lega, Francesco De Santis, quello di Insieme per l'Aquila, Roberto Junior Silveri, e il segretario comunale dei Meloniani, Michele Malafoglia. La Lega è diventata un movimento che governa il comune, la regione e anche il governo nazionale, quindi ci viene richiesta tanta responsabilità e dobbiamo riuscire ad essere all'altezza di questo compito. Abbiamo trasformato un partito chiaramente come un Fratelli d'Italia, una vera e propria roccaforte a livello anche nazionale, quindi forti anche di questo risultato elettorale. Fratelli d'Italia, diciamo il sindaco è stato l'artefice principale di un risultato eccezionale, quindi diciamo le competenze, le deleghe stanno ovviamente in mano a lui, fatto sta dell'ottimo risultato ottenuto.